Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presentiamo una videoprova piuttosto particolare. A volte ci piace dilagare anche non con prodotti nuovissimi, ma riportarli a nuova vita. Noi cosa vi proponiamo oggi? L'ottimo LG Optimus Dual, se non mi sbaglio il primo smartphone Android con processore dual core, caratterizzato da una struttura molto solida, da un progetto di LG ambizioso, ma che purtroppo ufficialmente per ora, dopo un anno, si è bloccato a Gingerbread, ad Android 2.3.4. A noi questa cosa non è piaciuta, fortunatamente chi ci ha pensato? LG, il team Cyanogen. Team Cyanogen che ha fatto uscire da pochi giorni la Cyanogen Mod 10 Nightly, non la versione definitiva, ma una versione parziale, non ancora stabile, ma che vi possiamo già garantire funziona perfettamente. La Cyanogen Mod 10 si traduce praticamente in Android Jelly Bean. Andiamo subito a sbloccare il telefono. Come potete vedere, abbiamo già la schermata di blocco solita che siamo abituati a vedere in Jelly Bean. Quello che subito veramente ci ha stupito di questo firmware è la fluidità che è riuscita a dare a questo device. Se noi adesso al volo affianchiamo il nostro Galaxy Nexus, naturalmente questo Nexus nostro personale ha più applicazioni installate, proviamo ad andare nell'elenco delle applicazioni e a scorrere. Potete vedere la fluidità dei due telefoni è paragonabile, anzi alcune volte, ma questo probabilmente è dovuto da un minor quantitativo di applicazioni installate, l'Optimus Dual risulta quasi più fluido. Come potete vedere abbiamo un controllo, una fluidità che vediamo a volte, anzi non riusciamo neanche a vedere nei quad core più recenti. Altro aspetto che ci ha stupito, vabbè, la Cyanogen più o meno la conosciamo tutti, dal punto di vista grafico fortunatamente, a mio dire, non è stato toccato troppo dai ragazzi del team Cyanogen, ma le funzioni aggiuntive sono tante. Abbiamo le personalizzazioni del Lancer, dei temi, del sistema, per il risparmio energetico, per le prestazioni, oltre che avere anche la possibilità di riavviare il telefono oppure di impostare diversi profili telefonici e le tre scorciatoie che però troviamo anche in Android normale. Altro punto, il browser web. Noi per adesso abbiamo usato solo il browser di default, non abbiamo installato Chrome perché non ne abbiamo sentito il bisogno. Perché? Perché il browser è eccezionale, veramente. Andiamo sulla home page, questa è una pagina precaricata, quindi facciamo in modo che non valga. Come potete vedere ho un segnale abbastanza basso del wifi, ma comunque vi garantisco che le prestazioni rimarranno eccellenti. Potete vedere abbiamo un caricamento quasi istantaneo e una fluidità sia sul pinch che sullo scroll veramente invidiabili. Come potete vedere nessun problema. Andiamo ad aprire ora magari un altro articolo. Come potete vedere, pochissimi secondi, veramente pochi secondi. Non sembra neanche vero che questo sia un dual. Questo è un dual nostro, lasciato lì nel dimenticatoio, che probabilmente diventerà un nostro nuovo cellulare, perché non è più il cellulare che avevamo in tasca fino a qualche mese fa. Proviamo ad andare su una pagina un po' più pesante, tipo Yahoo. Attiviamo anche
dovrebbe già essere attiva la modalità desktop del browser, infatti, come potete vedere, è velocissimo, non l'avevamo ancora mai aperto. Andiamo su questa notizia. Come potete vedere, assolutamente impareggiabile. Il lavoro svolto dal team Cyanogen è veramente ottimo. Applicazioni installate presenti già nella Cyanogen Mod. Naturalmente noi abbiamo dovuto scaricare le Google Apps, ma chi smanetta con Cyanogen lo sa bene, o qualsiasi altra ROM non originale, non stock. Abbiamo il lettore musicale Apollo, buono, un'interfaccia abbastanza semplice, troviamo anche qualche canzone presente in streaming, il file manager, l'emulatore del terminale e inoltre abbiamo già i permessi di root abilitati col super user e il DSP manager per l'equalizzatore del volume. Se andiamo sulla fotocamera, altro aspetto della fotocamera, fotocamera che viene gestita ottimamente, non abbiamo notato crash. Ho problemi di sorta. Abbiamo anche la modalità panorama che funziona. Adesso ve la provo a far vedere. Funziona abbastanza bene, anche se un po' imprecisa. Sinceramente, poteva essere fatta meglio. Come potete vedere, adesso farà il rendering delle immagini e cercherà di togliere un po' di errori, però come potete vedere qua gli errori rispetto a un Galaxy Nexus sono maggiori. Vediamo se col rendering in parte si risolvono. Come potete vedere, comunque qualche problema c'è sulla funzione panorama. Lo scroll delle immagini, anche questo velocissimo, foto vengono bene, gli 8 megapixel della fotocamera, quelli sono sempre stati buoni. Fotocamera che non è velocissima, non è mai stata su Optimus Dual e non abbiamo miracoli da questo punto di vista. Come potete vedere, ci impiega un po'. Possiamo dirgli dove mettere il focus, a volte purtroppo facendo così va un attimo in crisi la fotocamera. Possiamo fare anche lo zoom con i tasti del bilanciere del volume. Cose negative, alcune cose negative ci sono. È una Nightly, naturalmente non può essere perfetta. Praticamente abbiamo una durata della batteria piuttosto bassa, ovvero abbiamo una durata che difficilmente ci farà arrivare a sera. Perché? Perché naturalmente il firmware non è ancora ben ottimizzato, comunque abbassando un po' la luminosità, eccetera, con un uso non troppo intenso, a fine giornata un po' a fatica ci si riesce a arrivare. Altri problemi, ci sono alcuni crash che abbiamo notato nei giochi. Alcuni giochi ci sono andati in crash, ma cose assolutamente di poco conto. Non è tanto la pesantezza del gioco, tipo Angry Birds ci è andato in crash un paio di volte, ma niente di preoccupante. Per il resto, altro da segnalare, a parte i profili, sistema, eccetera, non ne ho. Volevo giusto farvi vedere appunto questa fluidità del sistema che mi ha lasciato letteralmente basito l'altro giorno quando ho provveduto all'installazione di questa funzione. Vi faccio vedere solo un'altra volta il browser perché veramente è quell'elemento che dà quel qualcosa in più a questo telefono.
Beh, spero che esca presto una versione stabile, una release candidate anche di questo firmware, nel mentre per tutti i possessori di Dual consiglio comunque di installarla, di togliere Gingerbread, perché sembrerà di avere un altro telefono. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.